A tutti gli spettatori di Is It Go On Air, benvenuti! Sono Federico e oggi abbiamo una doppia intervista. Infatti, in occasione di Unihood for All, abbiamo come ospiti la professoressa Laura Casella, che insegna metodologia della ricerca storica all'Università di Udine, e il dottor Silvio Celli, dottore di ricerca in teoria, tecnica e restauro del cinema, della musica e dell'audiovisivo. Prima di tutto, buongiorno, buongiorno. E grazie per questa intervista. Buongiorno. Iniziamo allora con la prima domanda, che è riferita a voi entrambi. Quindi, dunque, voglio iniziare dal titolo dell'incontro, che è Gorizia anni 60 e 70, storie private e storie di una città nei film di famiglia, chiedendovi di parlarci dei suoi contenuti, in sintesi. Questo è un incontro di un progetto che si chiama Unihood for All, e che è stato pensato per far conoscere la ricerca che facciamo all'università in diversi ambiti, in diversi campi, alla popolazione, alla città di Gorizia. E in particolare questo incontro vuole mostrare alcune storie private di famiglie, di persone degli anni 60 e 70 e attraverso le loro storie di famiglia la storia di Gorizia in quegli anni. Ottimo. Una domanda riferita a lei, dottore. Mi dica, quanto è stato difficile recuperare i filmati? Vi siete appoggiati a dei donatori, dei privati, o vi siete dovuti appoggiare a degli archivi, o magari entrambi? È successo in modo all'inizio estremamente casuale. Intanto il fatto che a Gorizia ci siano un laboratorio di restauro del film e negli anni successivi sia nata anche una mediateca ha assolutamente favorito il recupero dei filmati, perché la gente ci ha identificati come punto di consegna e punto di riferimento dei loro materiali. E normalmente i privati che detengono a casa pellicole in formato ridotto non hanno ben idea di che cosa farsene, soprattutto perché sono stati girati dai genitori. Sono relegati in un cassetto, insomma. Sono i materiali della soffitta. E pertanto gli eredi, diciamo così, di coloro che hanno girato quei filmini, come vengono generalmente definiti, non sono neanche in grado di rimetterli in circolazione, di metterli su un proiettore. Neanche quindi, di visualizzarli. Quindi. Assolutamente. Per cui hanno identificato nella mediateca il punto di riferimento per tutti questi materiali. Quindi inizialmente ci sono stati offerti. Poi c'è stata anche la grande esperienza di alcuni ex studenti del DAMS che hanno focalizzato le loro tesi di laurea proprio sui formati ridotti e sui film di famiglia. E sono stati loro a così contattare i primi cineamatori e fotografi goriziani. Diciamo che quindi anche per la tesi di laurea hanno dovuto chiedere ai propri nonni magari dei loro filmati. È successo anche questo, ci sono stati almeno un paio di studenti che hanno fatto delle tesi di laurea sui fondi filmici che avevano, cioè quelli dei nonni praticamente. Cioè la collezione privata, insomma. Esattamente, esattamente. È stato interessante, aggiungo questo, perché abbiamo, come dire, pensato proprio a una collaborazione formando questo laboratorio sul film di famiglia dove abbiamo usato queste pellicole sia per lavorarle, dunque per analizzare tutti gli aspetti tecnici di restauro, riversamento, che per analizzare tutte le storie che uscivano da questi racconti. Benissimo. Quali sono le differenze che si notano tra la Gorizia dei giorni nostri e quella del passato? Com'è la situazione geopolitica dell'epoca? Perché voglio anche ricordare che Gorizia si trovava su un confine molto caldo, soprattutto subito dopo la guerra. Come influenzava la vita di tutti i giorni il confine? Questa è una domanda molto grande e ovviamente l'influenza di questa condizione e situazione geopolitica è estremamente importante. Diciamo però che l'attenzione sulla storia politica e su questo carico di storia che Gorizia ha attraverso questi film di famiglia viene un po' stemperata, perché si raccontano delle storie diverse, si raccontano delle storie quotidiane, delle storie di vita domestica, si raccontano le vite delle persone che non erano fatte soltanto del ricordo che vivevano qui su un confine pesante, ma anche fatte di momenti di convivialità con gli amici, di feste, di festeggiamenti dentro la famiglia, di viaggi,
di scampagnate, insomma, diciamo che un po' contempera il racconto che esce. Possiamo anche immaginare però che la situazione si vedeva anche nei film, basta immaginare magari il padre, non so, che lavorava nella frontiera come militare, cose del genere. Noi abbiamo alcuni filmati che sono proprio dedicati specificatamente al problema della frontiera. Mi riferisco in particolare a un fondo filmico che abbiamo recuperato, che è quello del convitto salesiano San Luigi, che aveva sede in via Don Bosco, e dove furono girati dei filmini, appunto in Super 8 credo, esattamente negli anni 1979, 81 e 82, che ritraevano un evento molto importante per questa città, che era la Marcia dell'Amicizia, un evento che si svolgeva in una domenica all'anno, durante la quale tutti i cittadini goriziani, quindi italiani o jugoslavi, potevano partecipare transitando liberamente attraverso la frontiera. Quindi era questa corsa, marcia, eccetera, che partiva da Gorizia e attraversava liberamente il confine, tra l'altro con festeggiamenti, c'era la banda al confine sloveno che accoglieva i partecipanti, e poi tutti gli iscritti tornavano alla fine della marcia al convitto San Luigi per questa giornata conviviale. Quindi è stata un'occasione, in un momento in cui il confine era ancora, diciamo, abbastanza forte, diciamo, e presente. Questo evento è nato quando la situazione italiana e Jugoslavia si rilassò dopo i primi anni di tensioni, specialmente nel post-guerra, no? Certo, e questo ha contribuito anche a questa situazione di rilassamento degli animi, insomma. Pensate, appunto, poter transitare tranquillamente attraverso la frontiera in una giornata di festa che si conclude con un'occasione gastronomica nel cortile del convitto San Luigi, ecco, credo abbia significato molto. Tant'è che la partecipazione a questi eventi era di migliaia di persone, insomma. Benissimo. Il restauro immagino che sia un processo molto difficile, ma penso che sia ancora più difficile mantenere le pellicole, far sì che vengano protette. Basti immaginare tutti i film che sono stati perduti durante l'epoca del cinema muto, come London After Midnight, il caso più eclatante. In che condizioni si ritrovavano in che condizioni avete trovato le pellicole? Diciamo che quello che chiediamo a tutti coloro che hanno dei film in formato ridotto, quindi 8 mm, Super 8, occasionalmente 16 mm. Chiediamo sempre loro di non provare a rimettere i film in macchina, perché la prima cosa che succede, quella più naturale, è che si rompano, perché sono rimasti fermi, queste pellicole sono rimaste ferme per anni, e le giunture attraverso scotch o colla tendono a degradarsi e quindi a rompersi, e quindi chiediamo a tutti di non mettere i film in macchina. Ho sempre sentito poi che le pellicole tendono a infiammarsi molto facilmente, quelle più vecchie. Non è così per i formati ridotti. Le pellicole a rischio di infiammabile sono quelle professionali, 35 mm, prodotte diciamo grosso modo fino ai primi anni 50, che erano composte al nitrato, quindi erano non solo infiammabili, ma non si spegnevano nemmeno, non bastava nemmeno e gettarvi dell'acqua sopra, perché non si sarebbero spente. C'è un bellissimo esperimento fatto da un docente universitario che dà fuoco ad un pezzettino di queste pellicole, la butta, butta il pezzettino nella neve e la pellicola continua. Sì. Per cui queste pellicole qui, per fortuna, tra gli amatori non circolavano. Le pellicole invece a formato ridotto erano ininfiammabili, quindi chiunque le poteva maneggiare in tutta sicurezza, non c'erano dispositivi antincendio da attivare, insomma. Quindi. Ottimo. Possiamo dire che il fulcro di questo progetto è la famiglia. Quali sono le differenze che si possono notare tra la famiglia dei giorni nostri e quella del passato? Quali sono i cambiamenti, diciamo, positivi e quelli negativi? Beh, questa è una domanda un po' difficile poi di questi tempi, come domandare che cosa è cambiato nella società e nel mondo da quei tempi ad oggi. Quello che io vorrei mettere in luce è che sì, è vero, il cuore di questo progetto è la famiglia, ma più che la famiglia è la memoria della famiglia, il fatto che la famiglia, che ha sempre voluto, come dire, costruire e conservare la propria memoria prima
in libri manoscritti, poi con le fotografie e poi soprattutto negli anni 50, 60, 70 con i film di famiglia, lascia oggi un patrimonio di racconto inestimabile che anche attraverso queste operazioni insomma stiamo cercando di restituire, perché è un racconto diverso e parallelo a quello, diciamo, della storia ufficiale o della memoria collettiva. Quindi è importante, a prescindere da quello che la famiglia può valere in positivo o in negativo oggi nella struttura sociale, che comunque rimane sempre estremamente rilevante. Posso aggiungere, cerchiamo di non considerare i film di famiglia come un oggetto che rappresenti le famiglie nella loro totalità. Diciamo che è giusto un pezzetto. Nel esatto, momento. Perché sono tutti racconti diversi. Perché dobbiamo anche considerare l'elemento economico e coloro che potevano permettersi negli anni 50 o 60, ad esempio, certo. Videocamere, cineprese e tutto l'occorrente per il montaggio. E appartenevano comunque ad un ceto piuttosto ambiente. Esattamente. Quindi non vi troveremo, ad esempio, la rappresentazione di famiglie operaie o cose del genere. Sono in genere famiglie appartenenti alla borghesia o alla buona borghesia goriziana, che inizialmente magari acquistano la cinepresa per riprendere i figli, che sono il soggetto più frequente. Poi immagino un sacco di compleanni. Esattamente. Nei film di famiglia ci sono i grandi eventi che contraddistinguono la vita di una famiglia, quindi le nascite, i compleanni, la crescita dei figli anno dopo anno, mentre invece vi sono degli elementi che tutto sommato sono quasi sempre assenti, come ad esempio il mondo del lavoro, che viene sottorappresentato rispetto alle possibilità, insomma, e alla maneggevolezza anche della cinepresa. Il mondo del lavoro tutto sommato è sottorappresentato. Sono i grandi eventi della famiglia, quindi matrimoni, comunioni, le vacanze sono uno dei soggetti preferiti. Qualche volta poi, se l'autore o l'autrice, perché abbiamo scoperto che a volte c'era la madre di famiglia dietro la telecamera, hanno degli interessi, come dire, anche lavorativi che si intrecciano con la loro vita di famiglia, riprendono magari, nel caso di una famiglia di imprenditori edili, cantieri, cioè ci sono degli spaccati della vita sociale. Deve anche essere interessante vedere magari nei video, non so, i nonni che magari da giovani avevano visto la prima guerra mondiale, eventi del genere, che ormai sembrano così lontani, ma con questi video sembrano molto tangibili, quasi. Sì. Oggi mostrare questi film di famiglia agli eredi, diciamo ai nipoti, ai figli, molto spesso significa riconsegnare loro uno spaccato della loro memoria che non conosco, del loro passato che non conosco. Quando capita, e sono eventi con un alto potenziale emotivo, no? Capita ad esempio di poter finalmente rimostrare ai figli o ai nipoti i matrimoni dei genitori o dei nonni, oppure mostrarli quando questi nonni erano piccolini e si muovevano appunto come da bambini. E quindi hanno un contenuto, come dicevo prima, emotivo particolare. Questo, diciamo, è quel calore, quella restituzione di calore che la storia solitamente non riesce a darci. Avete per caso intenzione di dedicarvi ad altri progetti di ricerca e restauro in futuro? Beh, se continueranno ad arrivare dei materiali come ci si augura, insomma, la Mediateca li accoglie e noi li studiamo. Noi abbiamo anche 4-5 giorni fa acquisito, ad esempio, un ennesimo fondo di un pittore di Cormons che non vediamo l'ora di lavorare e di visionare. E aggiungo anche che rinnoveremo probabilmente nell'autunno del 2019 o al più tardi nella primavera del 2020 lo Movie Day, quindi una giornata durante la quale chiederemo a tutti i goriziani, a tutti gli abitanti dell'Isontino di portarci le loro pellicole, i loro filmini. E insieme al laboratorio, alla camera ottica dell'Università degli Studi di Udine, procederemo alla loro revisione, preservazione e digitalizzazione, e quindi è un lavoro che prosegue. Aggiungo anche che siamo stati tutto sommato gli apripista di questo progetto in Friuli Venezia Giulia, tant'è che adesso anche le altre mediateche del sistema regionale delle mediateche del Friuli Venezia Giulia intende fare
il medesimo progetto. Quindi ci stiamo coordinando per realizzare una giornata regionale di recupero dei filmini a formato ridotto. Benissimo. Questo è tutto per oggi. Voglio ringraziare la professoressa Laura Casella e il dottor Silvio Celli per questa intervista e voglio ricordare ai nostri spettatori di continuare a seguirci e di magari andare il 15 maggio al loro certo. evento che si tiene presso? Presso le aule di Santa Chiara, in via Santa Chiara 1 dell'università, insomma. Dove potrete visionare moltissimi filmini storici. E questo è tutto. Alla prossima!